Carissimi amici della Pagrotomia, buona domenica e oggi presentiamo una cosa di nuovo perché, come abbiamo detto, adesso parlo plurale maiestatis che non va bene, come ho detto tempo fa, i video adesso verranno prodotti solo quando c'è qualcosa di nuovo da presentare, se no non ha senso. Allora, qualcosa di nuovo c'è ed è la linea di un amico della Pagrotomia, cioè. E invece la mia sono tre, fondamentalmente. Io ho fondato, diciamo, questo gruppo che prima era scusate, su Facebook, poi è passato su YouTube con i video, ma è rimasto anche su Facebook ed è andato anche su Instagram. E invece la mia fanno parte, oltre al sottoscritto, Luca Esposito e Rocco Contini, eccolo qua, il Conte di Puglia, che è una linea di Ecrosmesi, ispirata proprio a Rocco, vedete nel suo stile British, nel suo stile British, e anche la formazione di questo set di cui fa parte, qui devo aprire la doccia, fa parte anche il bagnoschiuma che è veramente io ho provato prima, quindi vi evito le scene sotto la doccia, chiaramente, perché non sarebbe il caso. Però è veramente, veramente fresco, veramente, veramente estivo. È molto britannico, molto floreale, molto vicino a quei profumi inglesi, diciamo, della tradizione profumiera inglese. Allora, come rasoio, ho rispolverato questa chicca. Questo è, come potete vedere, Gillette Aristocrat con dorato nella sua confezione originale. Guardate che roba! Guardate lo stesso. Sono oggetti che si usano una volta all'anno, anche per rispetto, cioè non è soltanto. Guardate che roba! Questo è del 1947. Pensate un po', questo ha 53, 63. 73-74 anni, questo anzianotto qua, eccolo qua, con la sua scatolina dorata sempre per le lamette che io, in cui ho messo la mia Astra Blu, no, perché io ho voluto usare l'Astra Blu. Allora, intanto iniziamo da capo, quindi andiamo a smontare, sì, mattina presto a scartare l'Astra Blu. Astra Blu, vediamo se c'è scritto. C'è un po' di colla, ma non preoccupatevi, la colla non fa niente, niente, va benissimo, cioè non c'è bisogno di rischiare di tagliarsi le mani per togliere la colla. Girano sul web idee così un po' naif, ma in realtà va benissimo così. Quindi chiudiamo la nostra farfalla, il nostro TTO, ed eccolo qua bello armato, il nostro Gillette Aristocrat del 47. A questo punto non mi resta che sciacquarmi il viso. Sciacquare il pennello Roma sintetico che ho scelto per questa rasatura. Eccolo qua. Sapone, il Conte di Puglia, Rocco Contini, eccolo qua. Detto il Conte. Nero. E emerge subito questa nota floreale. Ma lui mi ha parlato anche di ozonica, forse, se non erro, però io noto più la prevalenza del floreale fresco. Mi ricorda molto i profumi inglesi, i Penarigons, per dire, per citare. Allora, preleviamo così
Quindi andiamo sul sicuro, perché la formula nuova di Exocosmesi è che qualcuno giochi a fare il piccolo chimico, no? E i burri, e gli oli, io non me ne intendo, lascio, io non sono un chimico, ok? Io sono un giornalista. Quindi a me di sapere se il percentuale di, io non so, cacchio ne so, leggo qua, seed oil, cioè, a me interessa il risultato. Da quando il Don ha tirato fuori la formula nuova, ormai è passato un bel po' di tempo, non c'è un sapone che non funziona perfettamente. Questi sono i fatti. Poi ci sono tanti altri sapori in giro, non è che sono quelli che sono smessi, che poi dicono ancora che uno è, tra virgolette, prezzolato, no? Perché poi questo è un bel mondo, no? Però questi sono vegetali. A chi piace il vegetale, a chi piace il tallovato anche, ad esempio, non è che quindi abbia fatto gli altarini ai Exocosmesi, però questo, cioè, ragazzi, il pennello umido, ecco qua, il pennello umido, guardate quanto è prelevato. E vediamo il montaggio che fa il video. Altra bagnettina. Direi che c'è poco da dire. E poi c'è questo profumo che è pazzesco. A chi piacciono gli inglesi, quel tipo di note, quel bouquet, Poi non ho aggiunto una goccia d'acqua, Adesso sì. Ecco fatto. Avete visto come è montato in un amen. Quindi sono prodotti che non si possono neanche, come dire, contestare. Tra virgolette, da quel punto di vista lì. Può non piacere l'essenza. Beh, in diretta Aristocrat taglia che è un piacere, come sempre. Il mio poretto si è rotto, questo è un poretto, non è un point, proprio sporge e si è tagliato. Mi è venuto un mese fa, ma sta già riassorbendosi. Anche perché tagliarsi con questo è veramente difficile.
Poi ho fatto di peggio, contento. Sciacquiamo. E andiamo con la seconda insaponatura. Qui c'è poco pelo da smuovere perché non ce n'è più. Facciamo il solito obliquo barra contropelo. Eccoci qua, guardate come va via tutto. E abbiamo raggiunto quasi il BBS assoluto, assoluto, quello che poi non serve a niente. Sono tutti chimici, no, ormai. No, perché non c'è abbastanza acido. Questo burro non saponifica. Ma che cacchio ne sapete? Cioè, ma voglio dire, ma ragazzi, ognuno faccia il suo mestiere. Poi magari uno è un chimico, io sono zitto, però. Speriamo che l'abbia segato via del tutto sto poretto qua. Io voglio ancora una botta, così poi non ci rompo le scatole. Assoluto, LBS. Togliamo solo quello che è rimasto di crema. Ed eccoci qua. Acqua fresca.
Guardate, BBS assoluto. Non male, eh? Bene, allora io ci metto un po' di Tire with Hazel Facial Toner, come sempre. Il poretto non c'è più, no, c'è ancora un pezzo, cavolo, ancora un po' di gobba. E viene a segarla di nuovo. Proseguiamo per prendere 41 e tac! Togliamo via tutto. Visto che si improvvisano tutti i chimici, mi improvviso il dermatologo. Allora, partiamo dall'inizio. Qui siamo su livelli di grande vintage. Eccola qua la lametta che va nel cimitero delle lamette. Siamo su livelli di grande vintage, siamo su livelli di grande classe, che io ho scelto perché si abbina alla classe di Rocco e della sua profumazione. Eccolo qua, il nostro rasoio aperto, guardatelo che condizioni che è, del 47 col portalamette. C'è poco da aggiungere, cioè, bisogna avere la fortuna di trovarlo sulle varie aste, io ho avuto la fortuna, e senza pagarlo una follia, perché poi chiaramente c'è qualcuno che spara prezzi. Asciugarlo serve molto bene, perché chiaramente questo è dorato, quindi va asciugato, cioè è dorato, voglio dire, a una certa età, e verrà usato probabilmente il prossimo anno, quindi non è sicuramente per la zona quotidiana. Eccolo qua. Quindi lo riponiamo nella sua originale custodia. Originale custodia. Aristocrat. Con il suo portalamette. Veramente un pezzo da museo. C'è la scritta Gillette da qualche parte, quella qua, piccola, piccola, un po' sbiadita. Astra Blu, non vi dico niente perché la conoscete già, la lametta che per me era la lametta di riferimento, ormai è diventata negli anni, insomma, potrei stare solo con quelle, non c'è problema. Ottimo, veramente ottimo, ma lo dico da un pezzo, questo pennello Roma, che nonostante che alcuni dicano sia, tra virgolette, copiato, non voglio usare parole sbagliate, dal Simpson, Tatafalgar, mi sembra che si chiami, a un ciuffo che io ritengo, questa è la mia personalissima opinione, addirittura superiore a quello dell'Omega Evo. Sempre Omega E, quindi non è che faccia torti a nessuno. Però è chiaro che un po' questo Colosseo sembra un po' un gadget turistico, però il pennello, un pennellone 30, mi sembra che sia di nodo, fa veramente un gran lavoro ed è molto morbido. Andiamo, eccolo qua, il nostro EDT Aftershave. Lo scuotiamo un attimo. Riempio la mano. Ah. Fiori, fiori, ma non dolce, non è dolce. È fresco. Elegante. Viene voglia di esagerare. Bravo Rocco, bravo bravo, perché mi piacciono molto questi tipi di fragranze, e questa è veramente una fragranza estiva, elegante, non volgare, non è il solito agrumato, per dire, no? Cioè, è una cosa particolare,
Non è il solito floreale, un po' così. Questo è complesso, questo è alta profumeria. Niente, io vi ringrazio, vi ringrazio per gli attestati, insomma, di stima che mi avete mandato e spero di fare sempre un servizio, diciamo, più corretto possibile. Questa volta abbiamo provato un prodotto che a me piace veramente tanto. Non so se piacerà a tutti, perché magari qualcuno lo troverà un po' complesso. È complesso, cioè, non è il classico profumo, come si può dire, fresco e basta, no? Questo proprio è un profumo complesso, floreale, un profumo inglese. Ricordo che i profumi inglesi, diciamo, del secolo scorso, che si trovano ancora nelle profumerie con delle grandissime marche, però anche con l'abbinamento, prima la doccia con il bagnoschiuma, poi sapone e aftershave, crea un set ben congegnato, no? Insomma. Quindi bravo Rocco Contini, bravo ovviamente anche a Donato e Ciniello, e sono 2 mesi che è quello che poi l'ha realizzato. Buona domenica a tutti e soprattutto buona barba a tutti.